Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Oggi andremo a giocare Gogeta Super Saiyan 4, che con i recenti buff per il GT, secondo me qualcosina ci ha guadagnato. Oltre a poter utilizzare Triple Zenkai Bench, può essere inserito in questo Green e Green e Yellow con i Monkey Boys e Goku Super Saiyan 4 LF. Certo, rimane un team for fun e lui non è lontanamente paragonabile alle scimmiette, però vi assicuro che la lineup non gira poi così male. Lo giocheremo con un doppio puro per massimizzare i danni e grazie ai 3 Zenkai Buff se lo può permettere. Detto questo, andiamo subito in PvP. Ok, primo game il nostro Gogetozzo dovrà affrontare un terzetto con i Monkey Boys. Allora, personaggio che sicuramente ha bisogno di uno Zenkai. Penso che ormai il suo ciclo sia finito, ha ricevuto quel platino che si può definire un capolavoro, davvero ha trasformato un LF Scrausa in una delle migliori LF del meta, di quel meta intendo, anzi si contestava persino la top 1, e ancora oggi secondo me quel platino è uno dei migliori mai realizzati per un LF. Il problema è che il kit singolo e le stats ormai non reggono più, e quindi è stato prima cacciato fuori dal meta perché anche nel GT nel Fusion in pratica il verde non esisteva, non veniva giocato. Adesso invece i Monkey Boys ne hanno completamente rubato il posto. Magari sì, può giocarlo in questi bicolor dove è triplamente Zenkai benciato, è proprio sotto steroidi. E per esempio ti fa questo B-Shot di Special su Pan, ho gradito, bravo Gogetozzo. Però è solo roba for fun, sicuramente non meta. Uno Zenkai, magari un trattamento alla Goku Super Saiyan 4 LF, che aumenti le stats, gli dai pochissima roba e secondo me basta, perché ha già un platino che non ha senso. E poi, più usciranno in futuro personaggi revive, più questo Gogeta ne trarrà vantaggio. Comunque, GG. Ok, secondo game, siamo contro terzetto con i Monkey Boys di nuovo. E mi lasciate dire una cosa, ragazzuoli. Ora vado un attimo off topic, quindi non parlerò di Gogeta 4 e magari qualcuno di voi mi lincerà. Però secondo me Mire Gohan rimane ancora la scelta migliore qui dentro. Non lo so, li ho provati i Monkey Boys più e più volte, però gli mancano le Zenkai Bench e si sente tantissimo, poi ancora di più perché ce l'ha 3 stelle. Poi, proprio, non lo so, utilità per il team, Mirai ti dà altra copertura per Rising Rush, ti dà supporto, ti dà tanto utility e comunque qualche danno lo fa. I Monkey Boys, sì, ti danno più danni, sono fortissimi, perché attenzione, non dico che Mirai Gohan come kit singolo, come personaggio in sé, sia più forte dei Monkey Boys, assolutamente no. Però secondo me funziona ancora meglio qui dentro. Non sono l'unico a dirlo, anche se andare a vedere magari ad RP alti oppure i gol di match, penso che l'80% sia ancora Mirai Pan e Gohan Beast. E non lo so, li trovo sicuramente più forti nel GT. Hanno più sinergia, hanno più Zenkai Bench e performano decisamente meglio. Non dico che sono una scelta scarsa qui dentro, dico solo che Mirai Gohan secondo me rimane il migliore. Poi magari ci faccio anche un sondaggino, ditemi anche voi nei commenti come la pensate. Comunque, concentriamoci un attimo in game, che in realtà non è nemmeno saltato così male. Abbiamo solo cercato di prendere delle kill con il Gogetozzo, visto che dovrebbe fare lui tutto in questa showcase. Va bene, arranchiamo con loro. Perfetto. Ce la faccio a tirare la... No, perché giustamente mi dà 30 di chi allo switch. Panne, ti odio. Ora facciamo così. Switch main. Dai, si gode. Tirato le blast. Mi aspettavo anche un tackle, però mi vanno anche bene le blast e basta che ti ammazzo. Dai Gogetozzo, c'hai davvero tanti danni, ora quest'ultimate è liscia. Mamma mia, quanti ne ha fatto? 2.600.000, onesti. Ti posso accettare, basta che abbia portato la kill a casa. Era quello l'importante. No, peccato. Allora, in teoria posso pure fare così, con il rescue, mi salvo.
Il Gogge d'Orso. No, poteva già switchare. Pan schifosa. Muori. Ok, ora muore. A meno che non faccia rientrare Goku e Vegeta. Potrebbe essere, eh. Perdo sempre il conteggio dei counts quando c'è Pan come nemica. Ok, perfetto. Rimangono solo i Monkey Boys e vorrei prendere la Wingskin con Gogeta. Vediamo se riesco. Mi sa proprio di no. Ok, si è switchato, quindi niente cover rescue. Racing Crash? Va bene, va bene. Tanto rimaniamo ancora 2v1 poi. Anzi, forse riusciamo anche a prendere la Wingskin con Gogeta 4 così. Ok, non tirarmi una special. Perfetto. Ora, non penso di tirare la terza carta. Vediamo i danni. Belli, belli. Due carte e metà HP. Ci sto tantissimo. Oh, allora vedete che questa special è perfetta in tempistica. GG. Oh mio Dio, dopo secoli rincontriamo il God Ki. Un God Ki, devo dire, ultra red stellato. Se non sbaglio, sia il Mui che il Goku Ultra sono a 14 o giù di lì. E poi Whis Purple. Penso che anche sia l'unico modo per giocare questa roba che ormai purtroppo è completamente fuori meta. Sperando sempre in un futuro buff perché io amo questo tag. Ok, riprendo? No, peccato, però bei danni. Una strike, una special, metà HP, onesti. Gogetozzo con triplo Zenkai buff non delude. Sta facendo davvero bei dannetti. Ok, mi fa un po' ridere vedere Goku Ultra 14 stelle che comunque fino a... no vabbè, quasi un anno fa ormai penso. Era qualcosa di indescrivibile, un cheat code nel Green Green Yellow. Adesso a 14 stelle fa fatica a fare danni. Su Goku Super Saiyan 4 LF, RIP. Come cambia il meta? Ecco, pure a lui servirebbe magari un bel platino. Ok, facciamo ultimate. La combo è un po' lunga, però non so se sopravvive a Whis, vediamo. Magari sì, perché sono tutti stellatissimi. Peccato. Va bene, dai, ci sta però. Perfetto. Allora, main, quindi all'anticover. Ok, adesso attiviamo un'altra strike perché non sono sicuro. No, peccato. Non ero sicuro di ammazzarlo con l'ultimate. Anzi, quasi sicuramente non l'avrei ammazzato. E dai, ma potevi morire? 400.000. Quest'ultimate non so nemmeno se riesco a tirarla, sinceramente. No. Non mi ammazzare, non mi ammazzare. Bravo, bravissimo. No, non posso rischiare. Non posso rischiare. Facciamo una cosa safe. Basta che non mi muore Gogeta. Ok, prima kill presa. Abbiamo fatto la scelta giusta. Vabbè, questa non è una Blast Armor, vabbè. Siamo andati in Clash. 992. Basta, assolutamente. E Whis non c'è nessun tipo di cover. Quindi facciamo così e boh, Rasing Crash, dai. Rasing Crash. Immaginavo, ci leviamo Whis. E poi 1v1 contro Goku Ultra 14 con il nostro Gogetozzo. Dai, un bello Zenkai, magari non adesso perché sono appena usciti i Monkey Boys da qualche mese. Zenkai, trattamento della Goku Super Saiyan 4 LF, giusto aumento di stazza e qualcosina per aumentare un po', anzi no, il danno non è stato aumentato, per dare un po' più di utilità al kit. E basta, ci siamo. Ok, potevo prendere l'F sullo Switch, ho sbagliato io. Vabbè, facciamo così.
No, 64.000, perfetto. La finiamo adesso, GG. Rieccoci qui con Super Superior Red Stellato, panna 14 e giù da 4, ti prego, cerca di fare qualcosa. Per adesso mi tanchi a dovere la bestia. Questa è un po' più difficile tankarla. No, potevi fare uno swipe, forse ti one shottavo subito dopo 10 counts. Ah, hai sbagliato i pugnetti, allora mi servi la combo su un piatto d'argento. Va bene, vorrei un attimo riprendere il costo sulla verde. Se magari Panda smette di alzarmi il costo delle carte in questo modo. Perfetto, ora. Ok. Cerchiamo di prendere il pick? No, è andata male. Però Ultimate. Ok, non proprio sbicciare in teoria. Non l'ammazzerà mai, però vediamo. Almeno sono riuscito a tirarla quasi liscia, strike più ultimate. Boom. Beh, madonna mia. E che è sto one shot? Cuccetozzo. Ha tirato fuori la giocata dal cilindro magico. One shot o quasi, perché strike più ultimate su panne 14. Molto bene. Bravo Cuceta. Erano questi i danni che volevo vedere fin dall'inizio. Non sta girando male, questa map poi è carina. Non vi dico che è meta, non vi dico che potete farci la Godly con una roba simile. Però comunque, dopo 10k, pure un pochino di più, per divertirvi, non è malissimo. Sta girando bene, tanti danni da parte di Gogeta. Vabbè, triplamente Zenkai è benciato, però ci siamo, ci siamo. Sempre uno di quei team per divertirsi un po' e per prendere un po' d'aria fresca. Adesso non mi morire, eh. Ti ho elogiato fino adesso, ti prego. Bravo, Gogetozzo. Special. Vediamo se la concludiamo con. Sì, con la classica doppia special move. GG.